chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare. E il vento si poserà, e il vento si poserà. Allora, noi dal Parco Pasquale chiamiamo il nome, ad esempio, se parliamo del Sono Roberto Sbraccia, sono nato a Teramo, teramano verace, mi occupo di musica, sono il papà di due belle ragazze, di Anna e Sara, e niente, sono appassionato della musica, di tutto ciò che è arte, e da un po' di anni mi diverto con questa cosa, giro un po' il mondo. Ero ragazzo quando ho conosciuto uno scrittore importante, Mario Rigoni Stern, che poi è stato lui la persona che mi ha dato l'input più forte, che mi ha indirizzato verso la musica. E poi con un gruppo di giovani, erano giovani allora i Masters, abbiamo fondato un gruppo, appunto i Masters, e insieme a loro abbiamo collaborato con tantissima gente, a iniziare i primi anni di NEC, poi con Stefano Borgia, non li ricordo tutti, Gilda Giuliani, Jimmy Fontana, i Super 4. Però ricordo, le persone che ricordo di più, innanzitutto un grande fratello, Germano D'Aurelio, detto un Duccio, con il quale abbiamo lavorato per circa 7 anni, 7 anni di ricordi bellissimi, di serate stupende, proprio bellissimo. E subito dopo di lui, che ci portò tanta fortuna, abbiamo fatto qualche anno con il grande Gigi Sabani, e con Gigi abbiamo avuto un rapporto stupendo. Ho un ricordo bellissimo con Gigi di uno degli ultimi concerti, uno dei concerti davvero pieni di gente, eravamo a fare a San Martino, fu l'ultimo concerto di Gigi, poi è scomparso qualche settimana dopo. E dopo Gigi, il grande, siamo stati con Pippo Franco, abbiamo lavorato con Pippo Franco per un paio d'anni, e insomma, strada facendo, ci siamo incrociati con alcuni artisti di Zeri, che abbiamo fatto delle tournée con Baz, con Carmine Farago. Un applauso particolare a Patrizio, Patrizio Ciampichetti da Montorio. Che bello che sono. Più forte l'applauso, se no non ricomincia. Ho visto la gente della mia età andare via, lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il modo che conduce alla pazzia, e la ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già. Sono le strade che dal vino sono bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, essere pronti ad ingoiare la nostra stanca civiltà. Io che morto ai bordi delle strade, io morto nelle auto preserate, io morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, a una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi. E noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge in ciò che noi vogliamo, che è risorto ciò che noi crediamo, ti è risorto nel mondo che faremo, ti è risorto, ti è risorto.
amicizia più bella negli ultimi anni con il papà Ercole Ginobre, il papà di Gianluca Ginobre del Volo, con il quale ogni anno negli ultimi tempi ci regala una data insieme, facciamo delle cose, ci divertiamo insieme a Roseto degli Abruzzi, e anche non ultimo, diciamo, negli ultimi mesi ne abbiamo fatta qualcuna, qualche tempo fa, l'estate scorsa. Be impossible to do.
Music for my first love, and he will be mine and less. Music of the future, and the music of the past, and the music of the past. E il vento